Stasera inizio la rassegna Castellabate, il luogo dell'incanto. Oramai il luogo dell'incanto è il nostro brand, quello che ci riconosce a livello turistico e a livello culturale. È una delle prime serate legate a questa, alla festività natalizie, che ci accompagneranno però in un percorso lungo, perché si inizia a dicembre e poi con cadenza mensile arriveremo a giugno con varie iniziative di carattere culturale, musicale, teatrale, di grande qualità e di grande importanza. Stasera queste sono iniziative finanziate con il POC Regione Campania 2014-2020, cofinanziato dal Comune di Castellabate. Stasera al lago inizieremo con un importante concerto con due artisti, con dei musicisti importantissimi, con Fiorenza Calogero, col maestro Marcello Colasurdo, in una esibizione dedicata alla spiritualità femminile, donne e madonne. Domani sera, se il tempo ce lo consente, a Piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate, ci sarà una serata etnica, folcloristica, con le ninfe della Tamurra. Venerdì, nella Basilica Pontificia di Castellabate, avremo un altro concerto appunto dedicato al Natale con Gianni Lamagna, già musicista della nuova compagnia di canto popolare. Il 2 gennaio continueremo a San Marco di Castellabate con l'orchestra mandolinistica napoletana. Ma continueremo, è un percorso lungo che a febbraio vedrà una delle realtà musicali più importanti del Cilento, che è l'Orchestra Giovanile dei Fiati appunto del Cilento. A marzo, in occasione delle giornate del FAI, avremo delle visite teatralizzate nel centro storico di Castellabate. Continueremo a maggio, e questa è una cosa molto a cui io tengo moltissimo, perché ricorderemo a maggio un sindaco che è stato ucciso alcuni anni fa. Mi riferisco ad Angelo Vassallo, e porteremo in scena al Castello dell'Abate appunto un pezzo teatrale a lui dedicato, appunto il sindaco pescatore, con Ettore Bassi. Finiremo il 1° giugno con un'importante serata con Giancarlo Giannini a Villa Matarazzo a Santa Maria. Fiorenza Calogero stasera apre la rassegna Castellabate, il luogo dell'incanto. Sei arrivata a Castellabate con la tua musica, la tua splendida voce. Stasera che cosa proponi al pubblico in questa chiesa Maria Santissima Immacolata al Lago? Sono veramente felice di essere qui a Castellabate, tanto rinomata negli ultimi tempi per il film, ma io già la conoscevo da prima, perché è una delle perle del Cilento e ci tenevo a dirlo. E stasera presenterò un concerto dal titolo Donna Madonna, è un omaggio alle Dee Madri del Mediterraneo. Mi piaceva giocare con il titolo Donna Madonna, perché credo che in ogni donna ci sia una Madonna, siamo comunque degli esseri che hanno quel quid in più che ci consente di affrontare qualsiasi dolore, qualsiasi felicità, qualsiasi cosa, qualsiasi ostacolo dalla vita. E canterò dei brani della tradizione del Sud Italia, brani di autori contemporanei come De André, Faiello, Avitabile, e mi piace unire la tradizione, la vera tradizione,
nostra popolare campana, in questo caso rappresentata da Marcello Colasurdo e da Biagio De Prisco. Quindi è veramente si creerà, poi ascolterete, una bella atmosfera di spiritualità e devozione, e sono veramente contenta di poterlo presentare in questa splendida chiesa Frazione Lago. Castellabate stasera ospita un'icona proprio della musica popolare col suo famoso canto a stesa, Marcello Colasurdo, che poi conosce molto bene il Cilento, la musica popolare del Cilento, e stasera lo possiamo definire un ospite d'onore in questa Donna Madonna. Sì, sono felicissimo di essere in questa manifestazione, in questo contesto, con i canti della sacralità, della tradizione popolare campana, napoletana, contadina, e perché la sacralità e la devozione fanno parte anche di questo concerto. Sono onorato di essere portatore, diciamo, anche della tradizione con questi canti a fronna, a distesa, tecnicamente chiamati. E via, andiamo avanti con la tradizione e con la devozione. Tu ritorni nel Cilento, però il Cilento che si affaccia sul mare. La parte del Cilento che tu conosci è la parte dedicata ai monti del, sì, Cilento. Che cosa ti lega proprio al Cilento? Il Cilento, come si dice, il canto, la tradizione, è un fatto di oralità, passaggio. È montagna con montagna. Io vengo dall'agro vesuviano, e noi avere a che fare con la campagna, le montagne, ci portano in un'unica strada. Mondo mondo, cammanam, mondo mondo, ciagandam.